scampona a colpa. Stop. Poi viene a silenziare perché anch'io lo faccio. Perché ha un problema di concentrazione al termine. Adesso stessa modalità di esercizio ma in supplesso, tipo oppure camminata più veloce, quindi invece di camminare lentamente normalmente ci si muove naturalmente stando attenti e mettendo un po' di velocità, non bisogna scontrarsi, okay? Così ci muoviamo, si può anche fermare, però si muove. Ok, stop. Benissimo. Adesso a coppie ci mettiamo spalla contro spalla, quindi scegliete un compagno, spalla contro spalla. Spalla contro spalla. Chi rimane? Bravissimo, si può lavorare anche a tre, è a coppie, ma non si rimane mai da soli, esatto. Uno guida, l'altro segue, decidete i ruoli. Allora, l'obiettivo è non perdere il contatto, quindi chi guida non deve perdere chi segue e non scontrarsi. Ok, via. Stop. Cambio ruolo, cambio lato. Pronti? Una cosa molto importante. Pronti? Mediamente negli arti marziali, nelle attività di protezione, si aspetta sempre il silenzio o parte via, però prima di dare proprio l'abitudine anche all'ascolto, perché essendo attività di opposizione imparare anche a stare zitti e ascoltare le nostre discipline fondamentali, si lavora molto anche sull'attesa del silenzio, sono automatismi che pian piano arrivano. Ok, pronti, via. Stop, facciamo tutto molto brevemente. Avete fatto un bel lavoro a coppia, che facciamo sempre quando facciamo cambio coppio, più che scusate, salutare così e proprio ci si pone di fronte e si passa tutto senza darsi una testata. Ed è importante in questa attività, che noi siamo appunto partiti dall'accettare il contatto e stiamo già lavorando sul contatto, cambiare partner, che gli allievi già hanno l'anchito. Fan fatica. Quindi si lavora sempre anche sul cambio partner, che stesso esercizio, cambio compagno, è un esercizio nuovo. Quindi cambiamo partner, ma facciamo un altro esercizio. Quindi l'obbligo è cambiare compagno. Gioco facile. Allora, cambio, allora, siccome il tempo è poco, allora, il consiglio è lo stesso esercizio, è proprio importante riprodurlo con qualcun altro, ma il tempo è poco, quindi bisogna essere un po' veloce. Il contatto che adesso vi propongo, chi ha fatto giudo con me lo conosce, chi è che ha fatto giudo con me? Che contatto che ha fatto, vi ricordate? Il contatto è molto importante, molto diverso, molto originale. Non si fa nel judo, ma è utilissimo. Non so se la sbragi l'ha fatto la collega Antonella. Schiena contro schiena. Bravo. Schiena contro schiena. Allora, il contatto schiena contro schiena è bellissimo. Ma non soltanto il contatto, ma ruoli, uno guida, l'altro segue, non perdere il contatto. E non ci si può agganciare per le braccia. Quindi prego, contatto e ruoli. C'è chi nelle arti marziali è proprio abituato. Chi viene all'espressione corporea un po' meno. Bravissimi. Stop. Faccio un po' riposare.
usare gli arti inferiori, cambio ruolo. Via. Tanto la direzione di Serenella è buona. Non è che sia soltanto una direzione, eh. Ok, stop. Ok, rilassatevi un attimo. Esercizio occhi aperti, esercizio occhi chiusi. Devi nei due ruoli. Devi fidarti di più. Ok, perfetto, quindi bisogna fidarsi. Forse riesce meglio però occhi chiusi perché sei più concentrato, ti concentri nel sentire. Allora, tutti hanno avuto questa esperienza? Sì. Alzare il braccio? Di avere consapevolezza della. Negli occhi chiusi sentire che se riuscite a concentrarsi di più, avere più propriocezione. Chi invece non ha avuto questa esperienza, alzare il braccio? Judoka! Vabbè, io sono già più abituato per quello che non è cambiato molto. Sport? Jiu-jitsu. Non è cambiato niente? Era già buona più la propriocezione occhi aperti. Anche se anche il judoka, le volte occhi chiusi, soprattutto voi siete cinture elevate, è molto utile, proprio perché noi abbiamo troppa vista e quindi ci concentriamo su un appunto senso che in questo caso ci serve poco. Ok, e quindi sono esercizi molto importanti proprio per avere fiducia e imparare anche il contatto. Benissimo, prossimo esercizio, ci mettiamo a gruppi. In gruppo e organizziamo gli stessi gruppi di lavoro creati precedentemente, quindi e avete quattro spazi, decidete voi perché è un esercizio bene. Partiamo già adesso con le cinque fasi, tutto deve essere una caduta, quindi voi l'ideale è proprio imprimervi una spinta per capire come il corpo bene, si organizzi per non farsi male quando si cade all'indietro. Ok, quindi noi mettiamo come insegnanti una situazione di sicurezza, però devono essere gli allievi inesperti, capire cosa devo fare per non farmi male cadendo all'indietro. La direzione è verso dietro, la posizione è da seduti e chi viene dalle arti marziali osserva. Vi do 5 minuti per organizzare e capire la modalità migliore su questa superficie, come cadere e non farsi male all'indietro. Ok? Un minuto, perché qua non la avete trovato una soluzione secondo voi sufficiente per tutelarvi nella caduta? Ho provato a ragionare un po'. Abbiamo ragionato sul fatto che la protezione maggiore almeno era sulla parte, diciamo, collo-testa. Collo-testa, è già questo il primo risultato positivo, giusto? Diciamo, certi allievi, quando soprattutto più sono piccoli, più non danno per scontato che la testa è la parte più importante del corpo da proteggere quando si cade all'indietro. Quindi come si può preservare la testa cadendo all'indietro? Quindi vabbè, da seduti è abbastanza facile, nel senso che si va, cioè sei indietro, cioè. Quindi tu metti le mani. Hai fatto la stessa cosa? Anche mi è venuto da pensare di in qualche modo di proteggere con le mani la testa. Altri cercare di controllare il corpo nel. Ok, parliamo di testa. Altri che hanno trovato un'altra soluzione per proteggere la testa, oltre che fare questo. Anche io avrei fatto quella cosa lì perché praticamente poi chiudendomi con gli addominali sarei rimasto uomo. Questo. Avrei evitato il impatto con la testa, l'impatto diciamo quindi con il collo sulla parte dietro e in più da questo movimento qui mi avrebbe comunque rallentato la caduta. Ok, altri noti.
piccini di un po' tipo a riccio. Esatto. La differenza tra mettere le mani qua e mettere le mani qua è notevole. Provate voi due a vedere proprio la differenza. Suggerimento di Serenella, così, stessa cosa che ho fatto prima. Luisella, scusa. Oh, mani in alto, vai. Fanno anche tu le mani in alto. Qual è? Adesso, vabbè, non tornare, sì, ma andare, esatto, il peso è sulla testa. C'è uno, esatto. Parte alta del corpo, quindi mi portano ad andare con un colpo ancora maggiore. Difficile controllare se hai del peso. Sì, sei più sbilanciato. Qua hai meno peso e hai la stessa forma di protezione, perché la cosa importante della testa è la flessione in avanti che avete fatto. Però mettendo le mani uno pensa, me la proteggo, in verità metti peso ed è una bella sfragnata. L'atterraggio del salto in alto. In questo modo. Esatto, la flessione, esatto, però la cosa importante non è questo, è questo. Cioè l'automatizzazione è la parte della propria flessione avanti del capo ed è un lavoro lunghissimo. Ad esempio la gioventù di oggi è ipotonica e prima di passare a esercizi di proiezione devono avere questo automatismo e questa forza. Anche nel tuffo al nuoto. Bisogna comunque cercare questa di flessione per mettere in sicurezza la chiedere al tuffo. Ci incrociare possono anche tenersi avanti, l'importante è appunto non vanno a pesare sulla parte superiore. Incrociate e noi sfruttiamo la superficie elastica del tatami e spinta prima di mostro, spingo coi piedi, già automatismo della flessione avanti della testa senza contrarre tra piedi e spalle, rilasso, cavo, addominali, perché gli addominali. Come la distensione verso l'alto permette di bloccare meglio il rotolamento verso dietro. Se rimango raccolto potrei non controllare andare sulle cervicali. Noi abbiamo una soluzione alla caduta dietro molto veloce, ma non è il caso. Quindi pronti, piedi in appoggio, mento flesso, il capo flesso, mento vicino al petto, spingiamo con i piedi, quando lo schiena tocca terra e ritorniamo su. Manteniamo sempre questa tensione addominale che protegge la schiena e tutto il corpo durante l'impatto. Lo facciamo 4 volte, così ci... Come battiamo le mani quando toccano il tatami? Allora, ad esempio, se dovessimo cadere sul pavimento, meglio non battere le mani. Però appoggiarle sì, ma non bloccare la caduta. Praticamente è uno slancio, è per tenerle morbide. Non battono così, neanche così, neanche così. Pallo che va a contatto con tatami è più o meno 45 gradi, ok? Perché non così? A parte che non c'è lo spazio. Però non è il massimo per una parte del corpo. Dovessimo fare esatto 100 volte con un po' la spalla. Qua è protetta, qua no, c'è una delle tensioni. Perché non qua? Cosa che indicherei in questo caso? C'è poco spazio. No, in teoria anzi è meglio per questa situazione, siamo in tanti. Però cosa cambia? Battere qua e battere qua. Ma se poi qua ti è attaccato il corpo, se poi la spinta per tornare indietro. Però nel giudo è meglio qua, anche per spingere e tornare indietro che qua. Provate. Facciamo 4 volte dove 2 volte attaccati. E 2 volte a 45 gradi insieme con lo spazio. Dai via. Vado, pizzicati e un po' più aperti. Conosce il gioco delle mollette, dirà come vanno gestite. Allora, intanto, voi avete mai fatto il gioco delle mollette gruppo? Tu sì? Qua? Qualcuno ha fatto il gioco delle mollette? Sì? Qua? Nessuno? Credo. A quello che tu credi. Ah, tira fuori le mollette. Allora. Thank you.
dopo avete un altro che quando si esce su bisogna rimanere qui dentro. L'obiettivo è non sentire le mani, non sentire le mani, ok? Dove finisce, proprio sono talmente concentrati nella sfida che spesso il problema è che vanno contro o qualcuno le cose. Ok, molto bello. E sicuramente lo spazio è sempre da definire, poi più è piccolo, meglio è per i principianti, perché, e poi la regola appena si esce si stoppa, così c'è la sicurezza, non si prende troppa energia. E prima di dire il mio, voi quanto mi volete a testa? Tre monete a testa. Ah, solo te? Sì. Dietro la schiena? Dietro la schiena, provando a prenderle. Io lo conoscevo dietro la schiena, però rincorrendosi in uno spazio più grande, quindi ha più senso tu avere... Io? Cioè, no, faccio atletica, ma ho praticato Krav Maga. Ecco, allora. E avete fatto questo esercizio. Quindi a coppie, come ci si poteva difendere nel... anche noi con le deviazioni. Deviazioni. Movimenti. Io ho visto anche qualcosa di consenso. Abbiamo fatto una partita di improvvisazione che ci tenevamo con una mano in modo da mantenere il contatto e poi usavamo il contatto sia per cercare dietro la schiena di prendere la moneta sia per parare, quindi abbiamo fatto una cosa quasi sempre a contatto, con una mano ci tenevamo ecco, vedevo, ho visto e con l'altra cercavamo di andare
sostanza è stato tutto a contatto. Esatto, perché ad esempio anche nel judo che abbiamo i non vedenti, l'unica differenza tra judo vedente e judo non vedente è che il judo non vedenti partono dal contatto. Sì, per forza. Esatto, però per tutto il resto, cioè, visto il judo è il contatto, non ha bisogno di nessun altro tipo di regola differente, perché appunto è fondamentale, quindi è interessante l'adattamento. Bello. Ah, e quindi avete definito lo spazio, c'era anche un limite di tempo? Quando trovavi la moletta, il primo che trovava la moletta. Ecco, cosa succedeva una volta presa la moletta? Cosa facevate la moletta vinta? Noi abbiamo iniziato. Sì, sì. Abbiamo fatto a round praticamente. Aspetta, quindi io ho tre mollette, gli avversari ho tre mollette, prendo una molletta, stop, poi... Rinizio da capo. Ma cosa faccio della molletta presa? Niente. Abbiamo un punto. È un punto, la contavamo. Io ho tre mollette. Ma non abbiamo attaccato una per loro. Loro hanno provato una. Ok, voi due, una e una. Ok, una e una, ritornavate a... Ogni volta riniziavamo, resettavamo. Quindi, no, è interessante, una terza modalità rispetto ad esempio alla mia che vi dirò, è una volta presa l'unica molletta, veniva restituita. E si resetta, si rinizia da capo. Perfetto. Voi invece? Tre mollette? Se attivavamo la molletta ce l'avete a capo. Quindi ripartivate da capo. Perfetto. Ok. Qua? Noi abbiamo fatto più o meno uguale agli altri, cioè abbiamo usato due mollette prima dietro, poi davanti, abbiamo delimitato un'area che poteva essere due tatami, ne abbiamo messi uno di fronte all'altro, poi abbiamo cercato di rendere il movimento non troppo aggressivo, quindi i movimenti di spostamento più che altro per andare a cercare la molletta dell'altro, cercando di deviare magari quello che poteva essere la mano o dell'avversario, ma in modo abbastanza soft, non dando colpi proprio. Quindi però potendo bloccare, afferrare, deviare. Non contrattenuta proprio no, non ancora. Però cioè, era permesso il soccare, sì, morbido sì, ma... Esatto, però è stato ribadito il concetto di essere molto morbidi all'inizio, certo. Non cercare subito lo spostamento. A girare e le mollette avete detto le avete messe dietro o davanti, cioè dipende, potevamo avete cambiato abbiamo fatto un po' dietro ah ok davanti. Avete fatto un giro, quante mollette due, per iniziare solo due ah, ok, e una, chi vinceva la molletta cosa ne faceva? La dava all'arbitro ok, perfetto, quindi uno, due, tre modi diversi di gestire la molletta. Qua, che vengo anch'io dalle arti marziali, quindi abituata al gioco delle mollette, ho definito le regole a coppie, 8 mollette, dove 8, vi ho chiesto di portarne 8, però per permettere di avere una stessa tipologia di presa, 4 si tenevano e 4 si davano e si prendevano 4 del compagno. In realtà vanno a mischiare le stesse mollette. Dopodiché solo davanti, 8, e la regola era... 30 secondi, spazio definito, una volta, ogni volta che c'era l'arbitro, si prendeva la molletta, si interrompeva e si metteva la molletta sottratta, chi la vinceva, dalla propria parte. Finiti i 30 secondi, determinazione, vittoria e sconfitta. Ok? Questa modalità, che avete visto, avete due modalità simili, prendo la molletta e me la tengo, e due modalità differenti. Prendo la molletta e me la appendo, prendo la molletta e la restituisco. È molto interessante perché nella modalità tradizionale, dove c'è un insegnante che definisce la regola di vittoria e sconfitta, è venuto fuori quello che verrebbe fuori nella modalità innovativa, dove l'insegnante, che è uno, e voi dovreste essere tutti gli allievi, dà la possibilità alle coppie di decidere cosa farne della molletta. E scoprite che, soprattutto chi non viene dalle arti marziali, la molletta o se la mette addosso, e cosa succede se io mi metto addosso la molletta, siamo 8-8, ne prendo una e me la metto addosso? Contro il filo dell'avversario. Cosa? Contro il filo dell'avversario. Ma a livello di combattimento l'avversario? Ha la possibilità di prendere la molletta. Quindi in qualche modo gli do la possibilità di... Esatto, se io sono molto forte viene un po' pareggiata la cosa, perché io ho più mollette e ho più possibilità l'avversario di prendermi, quindi in qualche modo si riequilibra. Ok? Se la restituisco
riparto da capo e quindi si ripareggia. Quindi ci sono tre modi dove quello definito, la percentuale diciamo maggiore rispetto agli esempi, i quattro esempi, cioè i due modi dove si prende, si sottrae più dell'agonismo, è dello sport di combattimento, è della vittoria. Invece gli altri dove io me la metto e così do più possibilità all'altro, oppure la restituisco, più diciamo attività meno competitive, meno agonistiche, più ricreative. Ci sono degli studi, c'è mio collega che ha proprio studiato questo esercizio, questo pedagogista francese, che è, con cui collaboro per la didattica innovativa, che toglie, quando lui ha degli allievi, chi viene dalle arti marziali, i suoi allievi, che sono scienze motorie, che fanno tutti gli sport tranne quelli di combattimento, mediamente c'è un 40%. Inclusion Team. Sì, il nostro gruppo si chiama Inclusion Team, quindi il gruppo dell'inclusione. Il nostro progetto si chiama Sportiamo, che è un mix fra facciamo sport, portiamo a fare sport e amiamo lo sport. Abbiamo detto che la problematica è riuscire a portare fuori gli adolescenti che non vogliono più fare sport, che si sono impigriti dopo il Covid, quindi cosa facciamo? Innanzitutto non litighiamo su facciamo uno sport, facciamo una manifestazione di, facciamo... No, uniamoli tutti assieme. Facciamo una sorta di evento, un percorso multidisciplinare dove si può provare a fare qualsiasi tipo di sport facendo un percorso guidato, dove le scuole sono in accordo con noi. Quindi, sul target appunto che ci interessa, le scuole metteranno nel loro planning scolastico in orario di scuola questo evento, con quello che serve per riuscire a strutturarlo. Obbligando, anche se non sarebbe la cosa migliore da fare, i ragazzi a uscire e a provare questo evento dove siamo in piazza, che saremo seguiti tramite social, useremo del merchandising che il comune pagherà volentieri, avremo gli istruttori adeguati, degli educatori, forse, perché no, una parte di psicologia per spiegare ai ragazzi il perché bisogna fare sport, il perché bisogna trovare coraggio nel provarci. Cercheremo di strutturare questo evento e possiamo solo provarlo, perché alla fine se non lo facciamo non sappiamo se a fine dell'evento il ragazzo ha trovato magari la sua vocazione. Perché? Perché io magari ho un talento innato per il calcio, non ho mai giocato a calcio, mi sono impedito, non sono più uscito, scopro quel giorno, anche grazie agli istruttori delle varie associazioni che sono lì, che quando do un calcio al pallone sono bravo, ma per me essere bravo è un mio metodo di misura. L'istruttore se ne accorge e me lo dice, mi valorizza, mi motiva, mi sta dando una spinta, forse potrei fare qualcosa di più e quasi quasi mi iscrivo. Quindi alla fine di tutto questo evento l'unica maniera per capire se ha funzionato è avere un'analisi su quanti ragazzi ci hanno portato alle scuole, quanti di questi si sono iscritti. Si fa un'analisi e si valuta se questo diventa un percorso da riproporre con cadenza, magari biennale, annuale, semestrale. In questa maniera includiamo tutte le fasce d'età e soprattutto includiamo anche tutti gli sport, che questa è una cosa che è difficile che succeda. È difficile che Atletica venga a collaborare con... Nel corso dell'orario scolastico noi abbiamo pensato che proporre un evento al pomeriggio o il sabato e la domenica non fosse efficace, perché comunque un ragazzo che non esce di casa normalmente non riusciamo a portarlo in piazza e fargli provare questa esperienza. Quindi se ci facessimo aiutare dalle scuole e lo facessimo fare nell'orario scolastico, abbiamo più probabilità che fisicamente raggiunga il luogo dell'evento. In tutto questo il progetto l'ho presentato grazie al gruppo, perché hanno lavorato tutti in maniera eccellente in un'ora che abbiamo avuto a disposizione. Quindi grazie. Empatia verso tutti quelli che fanno parte di questo nostro progetto. A chi è rivolto il nostro progetto? È rivolto alle scuole in una fascia d'età dai 10 ai 14 anni, quindi che possiamo andare a toccare dalle quarta quinta elementare
Il periodo in cui noi vorremmo andare a proporre la nostra azione è da ottobre a marzo, con attività che vanno a stabilizzarsi in un percorso scolastico, quindi appuntamenti fissi. Cosa vogliamo proporre? Vogliamo proporre attività di gioco che possano andare a portare a inclusione tramite la multidisciplinarità e la valorizzazione delle competenze di ognuno. Come le vogliamo proporre questi scopi, obiettivi? Tramite giochi di contatto, attività di socializzazione e di scambio. E tutto questo come obiettivo principale è appunto l'abbattimento degli stereotipi e delle barriere, quindi come ha detto anche l'altro gruppo, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, dobbiamo tutti cercare di arrivare a portare più persone possibili, più ragazzi possibili a praticare sport, anzi a ritornare a praticare sport, e il modo secondo noi ottimale per farlo è cercare di coinvolgere tutti quanti tramite multidisciplinarietà, come abbiamo detto, quindi far provare a tutti i bambini più sport possibili, anche per una questione di valorizzazione delle competenze, come abbiamo detto, perché ogni soggetto, ogni persona ha le proprie capacità innate che possono svilupparsi poi con la crescita, però soltanto se arriviamo a provare un determinato numero di sport e anche per una autoefficacia percepita e per un aumento dell'autostima, che è il passo successivo, diciamo, che è l'obiettivo finale. Perché sarà efficace infatti questo progetto secondo noi? Perché finito l'anno, perché noi avevamo in mente di farlo ogni anno, diciamo, questo progetto, quindi un progetto che dura nel tempo, non un anno singolo, e arrivare appunto a far provare a tutti questi ragazzi che finiscono il progetto un aumento della propria autostima e della propria autoefficacia percepita. E, a livello pratico, diciamo, come pianificazione, ovviamente una divulgazione, una sensibilizzazione a livello scolastico, appunto, perché è il luogo di ritrovo per il 100% dei bambini, fondamentalmente. E la cosa importante è il personale. Noi volevamo portare un personale già competente, quindi il laureato in scienze motorie, in primis, per non dover formare docenti, per non dover formare da zero, che per un motivo proprio di costi, comunque dover formare una persona per un progetto diventa costoso, ma prendere soggetti già competenti e magari fare già inseriti in un contesto scolastico o anche sportivo. E per poterli riadattare in un'altra situazione. Quindi diciamo che l'economicità del progetto è quello di formare docenti o chiaramente allenatori e così via, che possano portare nel tempo il progetto e quindi gli anni dopo riprendere il lavoro con i ragazzi, ma con la possibilità che i docenti stessi possano realizzare il progetto loro. Nel tempo, quindi è quella l'economicità. Sì. E quindi a livello di risorse umane, economiche e materiali. Il nostro gruppo attivamente sport. L'obiettivo del nostro progetto è quello di incentivare la formazione del gruppo classe principalmente, andando a prevenire tutte quelle situazioni nel quale il ragazzo possa confrontarsi con situazioni di isolamento oppure di bullismo. Quindi vorremmo proporre appunto questo progetto per incentivare la collaborazione tra compagni, l'interazione e l'inclusione. Noi vorremmo proporre, abbiamo chiamato a proposta tre atti e tre ambienti, ossia tre situazioni differenti nel quale vengono sperimentati tre ambienti differenti. Il primo abbiamo chiamato Mi conosco e ci conosciamo, che verrebbe appunto attuato in un ambiente di una struttura scolastica come può essere una palestra, nel quale introduciamo il ragazzo alla conoscenza del proprio spazio e della propria consapevolezza corporea. Successivamente, invece, porteremo i ragazzi a conoscere lo spazio all'aperto. Abbiamo pensato a una danza tradizionale conosciuta in Europa, che è la danza del palo di maggio, nel quale i ragazzi non vengono ancora coinvolti particolarmente nel dover per forza collaborare e fare un team, ma iniziano a interagire tra loro in modo graduale.
grazie a questa danza che appunto, come potete vedere nella nostra illustrazione, c'è un palo al quale vengono appunto attaccati dei nastri, e ogni persona ha un nastro in mano. E un esempio di danza del palo di magia potrebbe essere quella del fiore, nel quale due cerchi danzando interagiscono tra loro e si incrociano l'uno con l'altro scambiandosi di posto. Infine, invece, vorremmo proporre un terzo ambiente che abbiamo chiamato la neutralità dell'acqua, nel quale il ragazzo si confronta con un ambiente un po' diverso, quindi le certezze che magari ha preso nel primo momento in palestra con l'equilibrio a terra, in acqua si trasforma un po' la situazione. E anche qua, ad esempio, vorremmo fare un passo in più e appunto organizzare magari dei giochi di squadra, come può essere ladri contro ladri, nel quale ogni squadra si individuano in due squadre i ragazzi, e a seconda di quanti oggetti vengono appunto messi nella propria base, raccolti nella propria base, si incentiva a lavorare con i propri compagni. E dove e quando? Principalmente vorremmo appoggiarci alle strutture scolastiche e comunali, soprattutto per quanto riguarda il terzo step, con la possibilità di usufruire di una piscina, esatto, e vorremmo proporlo all'inizio dell'anno scolastico e anche in concomitanza con l'inizio magari delle attività sportive della SD a settembre. Quindi così i ragazzi sono, come dicevano i nostri colleghi prima, stanno diciamo già introdotti a scuola, nell'ambiente scolastico, e possono intraprendere questa attività negli orari scolastici. Così anche noi avevamo ragionato su questo punto di vista, perché estrapolarli magari dal loro tempo libero crea difficoltà, invece avendoli già inseriti in un contesto scolastico nel quale sono obbligati a trascorrere delle ore, ci sarebbe una maggiore facilità di proporre il progetto e avvicinarli alla nostra proposta. E poi noi avevamo appunto incluso delle possibili risorse, ossia visto il coinvolgimento di eventuali istruttori, insegnanti di attività sportive, un contributo alle ASD per la conduzione appunto dell'evento proposto. Grazie. Allora, è un esempio dell'idea che ci siamo fatti per far sì che bambini, ragazzi, ma perché no anche adulti, possano riavvicinarsi un po' a quello che è il mondo dello sport, per capire un po' anche il benessere psicofisico che porta l'attività sportiva in tutti i suoi aspetti, anche per includerli nelle attività sportive, appunto, serve soprattutto per eliminare questa dispersione che c'è stata anche per il Covid dallo sport. Allora, noi abbiamo pensato praticamente di organizzare un evento sportivo su più giornate, includendo sia studenti, quindi le scuole, che però attirare anche il pubblico in una sorta di open day, magari appunto nel weekend, in modo che sia appunto aperto a tutti. E, noi abbiamo pensato ad esempio a Piazza Sisto a Savona, che può essere anche per stato dello sport in caso di maltempo o anche per progetti futuri. Il periodo di fine aprile inizio maggio è stato pensato per far sì che le scuole, avendo comunque degli impegni, si organizzi per darci una mano, quindi a far venire gli alunni a questo evento. L'idea è quella di creare delle stazioni con ad esempio questi sport che possono essere arti marziali, piuttosto che il basket, la danza, in base anche un po' alle associazioni che vogliono aderire insieme a noi a questo progetto, creando dei turni di circa 30 minuti dove i partecipanti possono provare quell'attività che potrà essere svolta dalle persone ovviamente del sport, quindi oltre alla partecipazione degli alunni ci potranno essere ovviamente anche degli educatori che possono seguire i comportamenti dei bambini, oltre ad allenatori e perché no lo staff delle varie SD se vogliono dare una mano a creare la giornata. Sostanzialmente poi abbiamo poi aggiunto anche sponsor, perché comunque un budget dovremmo averlo,
sicuramente il comune ci potrà dare una mano, ma non abbiamo messo nessun nome di sponsor, poiché poi si vede sul momento in base alla quantità di denaro che possono dare. Abbiamo pensato agli ASD come collaborazione, affiliazione, poiché sappiamo che contratti particolari si hanno e il ricavo sarebbe appunto dallo sponsor, perché sarebbe l'unica entrata. E ci sarebbe poi, per quanto riguarda il personale, che come ha detto il gruppo precedente, sarebbe bello includere i laureati in scienze motorie, poiché sono comunque del settore, o anche semplicemente come ADE. Sì. Che vanno sempre bene. Quindi l'idea è questa, diciamo, suddivisione di varie giornate, dove ad esempio il venerdì mattina includiamo le scuole elementari. Comunque questa attività della durata di circa tre ore e mezza, con magari una mezz'ora prima di riscaldamento e stretching, dove ci si conosce, si fa qualche esercizio giusto per includere tutti e far capire che siamo lì per tutti lo stesso obiettivo. E a fine della giornata una piccola premiazione, dove consegnare un attestato al bambino o ragazzo e, perché no, magari un piccolo incentivo a provare lo sport che gli è piaciuto di più quella giornata, con un piccolo voucher o un qualcosa da utilizzare presso la scuola che poi gli è piaciuta di più. Sì. Quando succede, tutti quanti a correre nella direzione, non potete esitare, guardate in giro. Visto che c'è un titolo, dovete già metterlo, così non potete cambiare. Sì, okay. E mi è andato anche lo scotch, perché dovete appenderlo, ok? È chiaro, quindi da questo momento, anzi da dopo che ho consegnato a tutti, qua. Quindi dovete scrivere il primo premio, e questo è per appendere il perché. E la motivazione. Da queste motivazioni c'è che ha scritto. Sì, no, dai, che bello, prego. No, che ci va a scrivere? Scritto lei, che è il leader. Cosa? Se tu l'hai, ci l'ho scritto. Sì, dai. Avete premiato. Allora, abbiamo premiato questo gruppo perché ci... un po' egoiste come cosa, però ci ritroviamo negli stessi ideali, nel senso, hanno parlato di multidisciplinarietà, di, diciamo che ci siamo ritrovati molto da questo punto di vista, e in più abbiamo apprezzato la tua abilità, perché comunque è molto, molto timido come progetto, a livello pratico, a livello proprio burocratico, come è stato gestito. È semplice, come... esplicito, è modo di, diciamo, esposto anche in maniera chiara, sì, ed è fattibile, quindi poi ci siamo ritrovati, diciamo, un modo molto simile, complementare. Sì. Cioè, voi avete premiato noi ci siamo premiati a vicenda, prima scuola e poi piano. Siamo dai, devo dire che io non avrei saputo scegliere, sì, veramente tutti. Io sì. Ah, ah, bello, sì, immagino. No, sì, cioè, la creatività, infatti, è qua. No, complimenti. E l'altra motivazione è che vuole venire a leggere. Allora. Perché sì, perché ha fatto la più professionalità. No, no, è molto semplice, perché per le stesse ragioni abbiamo scelto questo progetto, perché punti di contatto, ideale, direi che è condiviso da tutti, e poi è stato spiegato estremamente bene, in maniera chiara, concisa, ed è veramente semplice da realizzare. E le cose semplici sono sempre quelle che funzionano meglio. Grazie. Anche noi abbiamo premiato Sportiamo, perché abbiamo trovato molto congeniale l'idea di proporre ai ragazzi un percorso, sperando di aver compreso bene, esatto, in modo che da onde evitare quelle situazioni nel quale magari il ragazzo sceglie un'attività piuttosto che un'altra, perché condizionati, invece così segue un percorso diretto, semplice, giusto, che accontenta tutte le sue propensioni, e poi magari appunto aiuta anche a offrire l'occasione di scoprire qualcosa che non sapeva fare prima e che ci si può interessare, ecco.